Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni che questa settimana torna ad inquadrare i temi della politica regionale. Dopo il voto politico è tornata a riunirsi l'Assemblea Legislativa Abruzzese, ci saranno e ci sono già stati dei movimenti relativi alla elezione dei consiglieri regionali in Parlamento, quindi c'è una situazione che va sistemata dal punto di vista dei numeri all'emiciclo, appunto dopo in particolare l'elezione in Parlamento di Guerino Testa e di Guido Liris, ci saranno degli spostamenti di seggi, ci saranno ovviamente interni a Fratelli d'Italia, ci sarà la necessità comunque di sostituire Liris anche in giunta, non sappiamo se ci saranno movimenti ulteriori nell'esecutivo di Marsiglio, magari lo scopriremo in questa trasmissione, ma la prima seduta del nuovo Consiglio regionale è stata caratterizzata anche da un clima insomma, abbastanza acceso a dir poco, perché si è arrivati fino all'ostruzionismo relativamente a un provvedimento inserito all'ordine del giorno last minute, ma un po' tutti lo sapevano, che ha determinato una serie di spese tra un capitolo e l'altro con le opposizioni che sono insorte rispetto alle decisioni della maggioranza e anche rispetto al metodo con cui è partita questa operazione. Noi commentiamo quanto è avvenuto, poi parleremo anche della proposta di una legge elettorale che è stata avanzata dal Presidente Marsiglio con i rappresentanti dei principali gruppi presenti all'emiciclo. Io saluto e ringrazio Mauro Febbo, capogruppo di Forza Italia. Buonasera Febbo. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, buonasera. Buonasera a lei. Abbiamo anche per la Lega Vincenzo D'Incecco, capogruppo a Palazzo dell'Emiciclo, buonasera a lei. Buonasera, buonasera. Abbiamo Silvio Paolucci, che è capogruppo del Partito Democratico. Buonasera. E Guerino Testa, che è ancora per qualche ora probabilmente il capogruppo di Fratelli d'Italia, perché è stato eletto in Parlamento, però ha partecipato anche egli, penso a quella che è stata l'ultima seduta. Buonasera. Del Consiglio regionale, poi sarà sostituito appunto negli avvicendamenti che vi saranno, perché entreranno in Consiglio Quaglieri e D'Addazio, se non sbaglio, e saranno i due consiglieri che entreranno, e ci sarà sostituzione anche di Liris in giunta. Sarà l'unica manovra che Marsiglio effettuerà nell'esecutivo, perché si era parlato anche di una staffetta in Forza Italia con un possibile rientro di Mauro Febbo. Io glielo chiedo, visto che è qui. No? No, è una domanda? Sì, sì, è una domanda. No, veramente la stampa annuncia diverse cose da tempo. Noi abbiamo posto una riflessione al Presidente Marsiglio che è datata oramai da tempo, che è quella di, insomma, c'è stato un passaggio di un ex Forza Italia in Fratelli d'Italia, riteniamo che questa posizione debba essere sanata, e questo proponendo un percorso. Nell'ambito di questo percorso aspettiamo la risposta del Presidente Marsiglio e vediamo che cosa accade. Però nel frattempo c'è stato questo Consiglio regionale, Febbo, lei è un po' il veterano, quindi ha conosciuto anche precedenti consigli regionali. Insomma, si è tornati alla, posso dire, solita situazione del provvedimento omnibus, detto così in un modo o nell'altro, più o meno definito legge per tutti, insomma, per inserire finanziamenti a piccoli ma anche grandi interventi all'interno di un unico provvedimento, senza una discussione, tagliando gli emendamenti, insomma, facendo quella che le opposizioni hanno definito una prova di forza della maggioranza. Ecco, lei è un capogruppo della maggioranza, rispetto alle pratiche del Consiglio regionale, come può definire l'atto, il provvedimento che è stato votato dalla maggioranza stessa 48 ore fa? Che c'è un errore di fondo rispetto anche alla sua relazione, perché si è andato in Consiglio rispetto ad una notizia uscita non si sa da chi e perché, che in Consiglio la maggioranza avrebbe portato una norma finanziaria importante, ci sarebbe stato una omnibus, cosa che non abbiamo cercato di far capire e abbiamo dimostrato
alla minoranza o alle opposizioni, come piace chiamarli, che non era così. Avevamo la necessità di una entrata, peraltro di spese in conto capitale, perché c'era stata una cessione di un immobile nella Marsica da parte della Regione Abruzzo, che aveva portato un certo introito importante di circa 6 milioni, e questi 6 milioni se li volevamo spendere, investire in alcune necessità che secondo noi abbiamo rappresentato all'opposizione, dovevamo farlo immediatamente, perché bisogna farlo entro il 31 dicembre, tenendo conto che la legge va promulgata, va pubblicata, e poi dare la possibilità agli enti che fruiscono di questi soldi di poterli impegnare, chiaramente non è una cosa facile, per cui c'era questa urgenza. Non c'è stata alcuna manovra, perché il provvedimento poi alla fine si rivolge a tre tipi di investimenti che abbiamo spiegato, di cui abbiamo spiegato l'urgenza e la necessità. Credo che molto sia stato, ripeto, questa notizia che è uscita e che qualcuno ha ripreso, rispetto, ripeto, ad un provvedimento che diceva tutt'altra cosa, massima trasparenza. E credo che anche la stessa opposizione, che insomma ha fatto un po' di scena, legittime, ci mancherebbe altro, presentando pacchi di emendamenti, ma forse magari se studiavano meglio il regolamento capivano che l'opposizione va fatta in maniera diversa, tant'è che poi alla fine il Consiglio è finito, cominciato alle 11.30, alle 17 eravamo già tutti quanti sulla macchina per andare via dall'Aquila, quindi, e mi sembra che quando all'opposizione c'era qualcun altro, insomma, non, alle 17 mai finiva il Consiglio regionale, magari si finiva dopo 36, dopo 48 ore, quindi voglio dire, veramente è stato un provvedimento a massima trasparenza. Peraltro poi ci sono state fatte altre richieste in riferimento alle necessità, alle urgenze che ci sono, e abbiamo detto e abbiamo dato la più ampia disponibilità a confrontarci, così come abbiamo fatto in questi 3 anni e mezzo con le minoranze, per trovare delle soluzioni alle istanze che in questo momento ci sono. Penso soprattutto alla grave dramma che stanno avendo le aziende a tutti i livelli e le famiglie per i costi sulla energia. Siamo un problema enorme di dimensioni che difficilmente credo la regione a cui difficilmente la regione possa far fronte, ma comunque è giusto e doveroso che la regione se ne interessi. Ma abbiamo necessità anche di capire che cosa esce dal primo Consiglio dei Ministri, perché mi sembra che sia il Presidente incaricato, che dovrebbe essere incaricato, l'onorevole Meloni, ma sia insomma i partiti hanno già detto che sarà il primo provvedimento che sarà esaminato, e poi vedere di andare magari, come abbiamo fatto per quanto riguarda i ristori sul Covid, di andare a coprire tutte quelle magari peculiarità che il governo non è riuscito a coprire. Fare un intervento oggi sull'energia elettrica sarebbe stato troppo presto. Qualcuno forse non ha capito che in Italia ci sono almeno 350.000 famiglie. Se vuoi dare 1.000 euro a famiglia, già stai a 351 milioni. Se vuoi fare un provvedimento per le partite IVA, abbiamo 87.000 partite IVA. Se vuoi fare un provvedimento di 1.000 euro per ogni partita IVA, stai parlando di 87 milioni. Allora credo che va fatto un ragionamento diverso, aspettiamo la manovra del governo che si preannuncia importante, e dopodiché andiamo a coprire quelle necessità. Taglieri, cosa non va in questa ricostruzione di Febbo? Ma nella ricostruzione di Febbo c'è la visione di Febbo, perché io trovo, anche secondo me non molto simpatico, la definizione di Febbo nei confronti delle opposizioni: non capaci di essere all'interno di un consiglio regionale e di non fare in maniera corretta il lavoro. Le opposizioni fino ad oggi sono state molto responsabili, sono state responsabili per una serie di eventi e temi che hanno visto coinvolto l'intero territorio, sia a livello nazionale ma anche a livello regionale. Abbiamo cercato negli ultimi anni sicuramente di non stressare quelli che erano gli eventi come la pandemia, ma non solo la pandemia, perché anche il rincaro e l'aumento dell'energia, dovremmo risalire un pochettino indietro, inizia nel 2020 e oggi si accanisce insieme all'inflazione in maniera importante su quelle che sono le famiglie.
sono le modalità che non vanno, è il modus operandi che non funziona. Ultimo tra tutti è prendere un regolamento all'interno di un consiglio e darne un'interpretazione personale. Questa volta si è superato il limite, perché i lavori che vengono fatti in consiglio regionale arrivano attraverso un confronto che è all'interno delle commissioni. Non stiamo parlando, nell'ordine del giorno avevamo una proposta di legge che era la 209, che parlava di 4.800 euro che dovevano un debito fuori bilancio, che erano stati riconosciuti da un'agenzia di viaggi e che da tempo purtroppo dovevano essere erogati, e quindi hanno raddoppiato quella che era la misura, e quindi era di 8.000 euro, giustissimo che attraverso l'ordine del giorno la maggioranza mettesse praticamente a pari questo debito fuori bilancio. Però poi arrivare a un debito fuori bilancio e dal debito fuori bilancio, dai due debiti fuori bilancio presenti nell'ordine del giorno, c'era un primo emendamento. Questo è un emendamento che penso che tutti possano leggere in qualche minuto e condividere effettivamente se c'è la possibilità o no anche di inserirlo, e quindi di utilizzare il famoso articolo 101 e di chiedere la possibilità di fare questo intervento lì dove questo intervento era così necessario. Torniamo un'altra volta a creare l'emergenza dove l'emergenza non c'è, e questo è il primo tema. Ma a seguire è stato messo un subemendamento. Io sfido chiunque delle persone qui presenti, anche per la loro esperienza, di leggere in meno di 10 minuti 12 pagine. Sono 12 pagine. Quindi 12 pagine che per di più hanno diverse disposizioni all'interno, diversi contenuti che non sono mai stati discussi all'interno delle commissioni. E non ultimo, il COVALP. COVALPA che naturalmente vede versati dalle imprese del Fucino, dalle imprese agricole, che hanno il 30% del prodotto interno lordo di Regione Abruzzo, quelle somme andare altrove. Con chi ne abbiamo parlato? Con chi ci siamo confrontati? 3 milioni, un rimborso ad AGEA per i fondi erogati ex articolo 15, 2 milioni per progettazioni e interventi su sedi istituzionali e regionali che nella provincia dell'Aquila non ci sono, 1 milione per 5 comuni che, guarda caso, e io penso che sia un caso, sono tutte amministrate da un governo di centrodestra. Che casualità! Senza andare ancora una volta a capire e a comprendere effettivamente quali sono le esigenze dei territori. E questo deve avvenire nell'entro le commissioni. Chiaro, chiaro. D'Incecco, ecco, sulla destinazione poi anche di questi fondi, anche qui le chiedo di approfondire in questo caso visione che è stata fatta dal Movimento 5 Stelle rispetto al fatto, intanto oggi c'è stata anche da parte del consigliere Fedele una sottolineatura rispetto al fatto appunto dello spostamento territoriale di questi fondi, che erano fondi legati alle attività degli agricoltori in Marsica. Ma al di là di questo, ecco, perché e come sono stati indirizzati questi 6 milioni che poi hanno creato il subbuglio in consiglio? Intanto io credo che sia corretto ribadire qual è il ruolo del Consiglio regionale e cosa si fa all'interno di una riunione del Consiglio regionale, dove si fanno delle leggi, quindi si approvano delle leggi e delle proposte legislative. Primo tema, perché sennò sembra che stiamo parlando di una ricostruzione di un momento in cui una serie di persone si siano ritrovate rispetto alla scelta di dover dividere dei fondi su un principio, come dire, così ricostruito nei giorni precedenti di una sorta di raccordo su o d'accordo su stanziamento di fondi a pioggia. E questa è un'altra cosa che è assolutamente ridicola. Noi abbiamo costruito il racconto di un consiglio regionale che è stata un'altra cosa rispetto a quella che qualcuno ha voluto provare, o ha provato a descrivere durante la fase di consiglio regionale. Perché vedete, poi spesso durante il consiglio regionale, la presenza di TV, di giornalisti, si fanno e si dicono cose anche insensate, perché noi sono 3 anni che ascoltiamo da parte dell'opposizione
quando intende far salire il livello dello scontro ricostruzioni che non sono aderenti in realtà. Una maggioranza di governo ha dei compiti, cioè governare una regione e fare delle scelte. Intanto una maggioranza di governo finalmente dopo anni è riuscita a vendere una struttura che per anni non è stata venduta da nessun governo che ha preceduto l'attuale governo. Una struttura che ha portato nelle casse della regione, come ha detto il mio collega, quasi 6 milioni di euro, che vanno spesi, impegnati, entro il 31 dicembre 2022. Il Consiglio regionale ha determinato non di fare una ricostruzione o una divisione di fondi per comuni, ma ha determinato una maggioranza di governo che è nelle legittimità di decidere cosa fare con 6 milioni di euro incassati dalla vendita di una struttura che per troppi anni non è stata venduta, sulla quale tutti erano d'accordo, cioè faceva parte di un patrimonio da alienare. Il Consiglio regionale decide, la maggioranza di governo decide di, per 3 milioni di euro, cofinanziare il PSR. È una cosa assurda? Cofinanziare quello che deve fare una maggioranza di governo, cioè cofinanziare dei finanziamenti che arrivano su questo territorio, molti dei quali arrivano sulla Marsica, e che per legge un governo regionale deve cofinanziare con fondi propri. Quindi la metà di quei fondi va a coprire un'obbligazione. Poi ci sono altri 3 milioni di euro, 1 milione di euro sono stati riversati in quel territorio, cioè sul Fucino. Quindi 6 milioni di euro di un edificio venduto, 3 milioni di euro vanno a cofinanziare finanziamenti europei, 1 milione di euro va su territori del Fucino per migliorare la viabilità del Fucino e quindi della Marsica, 2 milioni di euro, un governo regionale decide di impiegare 2 milioni di euro di proprie risorse per lavorare, incrementare un fondo di sviluppo o di progettazione rispetto a una riorganizzazione delle sedi regionali. Io non mi chiedo, e lo chiedo ai telespettatori, dov'è lo scandalo se una maggioranza di governo fa una scelta di questo tipo? Zero fondi a pioggia, zero divisioni, zero marchette, zero arroganza come qualcuno tenta di ricostruire. Dopodiché, e chiudo dicendo che questa manovra, chiamiamola manovra, ma non è una manovra, è stata illustrata all'opposizione, senza se e senza ma, nella pausa di Consiglio regionale, con gli annessi emendamenti presenti nel subemendamento che non erano finanziari ma erano specifiche, spesso specifiche di norme già presenti nell'interno dell'ordinamento del Consiglio regionale. In più c'è l'inserimento di un emendamento che permette, che viaggiava già da settimane ad ARAP, quindi a un ente regionale, di poter permettere a chi vuole, chi ne farà richiesta, pubblici o privati, la costruzione di pannelli fotovoltaici all'interno dei territori preesistenti e gestiti dall'ARAP. Quindi una cosa di buon senso in un dibattito sull'energia. E chiudo facendo un'unica riflessione, che gli emendamenti dell'opposizione erano e sono stati assolutamente vergognosi, quello sì va detto, vergognosi, perché centinaia di emendamenti che chiedono di mettere 500 euro a una serie di comuni solo per bloccare i lavori di un governo regionale non sono oggetto di un ragionamento serio. Paolucci, ragionamento serio è altro. Paolucci, dov'è lo scandalo? È la domanda che ha fatto D'Incecco. Intanto questa è stata l'unica legislatura, perché lo si può dire, andiamo a conclusione, non lo faranno mai, che non ha avuto il coraggio di approvare un solo programma in sanità. Tutte le legislature hanno avuto il proprio programma sulla sanità, D'Alfonso, Chiodi e precedentemente. Questa legislatura verrà ricordata come quella che non ha programmato nulla in sanità. Se chiedete ai direttori generali delle ASL su quali atti costruiscono gli adempimenti e gli atti aziendali, ti dicono ancora con gli atti programmatori pre-Covid. E infatti migliaia di pazienti purtroppo fuggono da questa regione in più rispetto a 4 anni fa, essendoci ovviamente stato il Covid qui e altrove. E poiché la sanità rappresenta il punto principale, la funzione, la competenza principale della regione, questo è il più grande fallimento della storia di questa regione per quanto riguarda una legislatura. I fatti che escono in queste ore, quelli che hanno riguardato la ASL dell'Aquila negli altri giorni della settimana, ma voglio ricordare il licenziamento illegittimo più volte da noi sottolineato di Mascitello, di Mancini, con riparazioni monetarie a carico dei cittadini. Loro lo sapevano che facevano un atto illecito,
non solo che la conferma di quanto sia stato scadente, purtroppo, proprio sulla sanità, il governo di questa legislatura, di questo governo regionale, di questo governatore Marsiglio con la sua giunta. Dopodiché, come avviene la legiferazione in questa legislatura diretta da Sospiri? Così, si presenta una norma esca, non si vede bene, ma è di un solo articolo, e ad ogni consiglio regionale lo si riempie con paginate di emendamenti che lui si prepara il weekend prima e che secondo D'Incecco noi dovremmo discutere a mezzogiorno del consiglio senza i pareri tecnici alcuno. E lì ci scappa di tutto, non solo le caporetto delle impugnative di cui stiamo soltanto osservando la coda e continueremo a osservare nei prossimi giorni. E entreremo anche sul tema dell'impugnativa, perché quello dell'extra lea... Nelle ultime ore c'è stata... Quattro impugnative. E gli extra lea, cioè i malati oncologici che in questa regione non possono avere il rimborso, avviene tutto ciò, il fatto che non si possano finanziare gli extra lea, perché loro hanno deciso di non concludere il piano di rientro. Bastava fare un programma, dopo l'uscita del commissariamento che avevamo concluso noi nella scorsa legislatura, concludere con un altro programma la fine, certificare la fine del piano di rientro. Nulla di tutto questo. Allora, da un articolo diventano paginate di articoli, dove per omnibus non c'è solo il tema dei fondi a pioggia, che a volte ci sono e a volte non ci sono, e ci mancherebbe pure che quando fai una variazione ci siano solo fondi a pioggia e non ci siano cose importanti. Quello che è davvero vergognoso è che mettono di tutto: il rinvio dei consorzi di bonifica, le elezioni, l'abbassamento delle soglie sulla trasparenza della pubblicità degli atti, questo è stato deliberato nell'ultimo consiglio regionale, senza che ci possa essere un parere di un tecnico su una possibile regolarità tecnico-amministrativa dei vari emendamenti presentati. Allora, così legiferano da 3 anni e mezzo, ormai 40 mesi, da ultimo ovviamente la sciocchezza nel momento in cui c'è la grande emergenza dell'energia di presentare un disegno di legge sulla legge elettorale che io ritengo essere di tutta la maggioranza, parleremo. La firmata Marsiglio penso che sia di tutta la maggioranza. Ecco, questo è quello che non va. Allora, per quanto ci riguarda, finisce qui. Poi non è vero, guardi, abbiamo concluso il consiglio prima perché, no, è molto semplice, nessuno ha mai, con, diciamo, come è stato fatto nell'ultimo consiglio, utilizzando un modo che a mio avviso svela i veri tratti culturali di chi oggi governa, utilizzando e ha utilizzato in passato un regolamento e una comma di un regolamento per dire tutto quello che voi presentate noi lo discutiamo punto e basta. Così i consigli durano sempre 10 minuti, sempre. Ma questo è un modo autoritario di condurre il consiglio, non autorevole. Testa, le pare che vengano vanificati i diritti, le prerogative delle minoranze, che ci sia un vulnus democratico, perché insomma, le cose che abbiamo ascoltato sono abbastanza pesanti. Ma innanzitutto buonasera ancora e saluto i colleghi, lei, ma mi sembra che è stata sempre riconosciuta da questa maggioranza, sia nelle varie commissioni, sia pubblicamente, ma anche nelle commissioni capigruppo, che c'è stata sempre una grande collaborazione con l'opposizione e quindi abbiamo sempre riconosciuto il loro ruolo in un momento oggettivamente complicato e difficile, perché dal giorno dopo l'insediamento è accaduto tutto quello che noi conosciamo. Ogni consiglio regionale ha una storia a sé, così come tutti i consessi che possono essere comunali, provinciali o regionali. Quando si parla di non rispetto della minoranza, penso che questo non sia assolutamente vero e lo si dimostra tutte le volte che sono stati fatti atti che hanno avuto la compiacenza di ambedue le parti, parlo di maggioranza e delle varie opposizioni, e così come ha detto bene il mio collega Vincenzo D'Incecco, il Covalpa, che sapevamo tutti perché lo si conosceva, che l'intendimento, una volta alienato quelle che potevano essere le prime priorità, le prime criticità che dovevano essere abbattute, peraltro senza pensare, mi sembra un po' stucchevole, anche un po' irrisorio pensare che siccome l'immobile insiste su un territorio, gli introiti dell'alienazione di quell'immobile devono stare per forza in quel territorio, perché se vanno a 200 chilometri o più a nord o più a sud c'è una lesa maestà nella maniera più assoluta. Si è pensato che ad esempio sulla progettazione delle sedi di Pescara, che sono già in una fase avanzata, per non perdere ulteriormente tempo
c'era bisogno di metterci una provvista finanziaria idonea, così come il PSR. Sappiamo perfettamente che l'Europa ci dice se vuoi avere quei soldi devi prevedere una tua compartecipazione. Quindi poi dopo non ci possiamo lamentare se non escono i bandi sull'agricoltura. Quindi quello era una sorta di atto dovuto, così come l'atto dovuto sui territori marsicani che da troppo tempo lamentavano una problematica stradale. Peraltro tutti questi temi sono stati dibattuti spesso e volentieri dal Presidente, da parte della Giunta regionale, in sopralluoghi con i territori, parlando anche con i portatori di interessi. Quindi chiudo dicendo che non c'è nessuna prevaricazione, nessuna deriva autoritaria nei confronti delle opposizioni. Ovviamente qualche volta la maggioranza deve dimostrare di essere maggioranza e quindi deve prendersi tutta la responsabilità di fare provvedimenti che sono utili ai territori abruzzesi e abruzzesi, nulla di più. Quindi il tutto può essere oggetto anche di visioni diverse e differenti, però non mi sembra che si possa gridare lo scandalo. Sappiamo perfettamente che tutti gli interventi sono stati sempre dettati dal momento storico, perché oggi, diciamolo chiaramente, una grande programmazione in politica per chi governa è impossibile, perché spesso il terremoto, spesso le alluvioni, spesso le crisi energetiche, spesso le guerre, spesso le pandemie hanno praticamente messo a soqquadro l'agenda programmatica, in questo caso della Regione Abruzzo. E io penso che invece, anche grazie all'opposizione, se noi siamo stati pronti nel dare soldi, penso alle famiglie indigenti con 12 milioni di euro che sono arrivati direttamente sui conti correnti, parlo di 3 anni fa, subito dopo l'inizio della pandemia. Se abbiamo dato risposte, a volte anche un po' tardive, con dei tempi dilatati, alle tante aziende che hanno percepito, in aggiunta a quello che prevedeva il governo nazionale, penso che sono stati tutti provvedimenti che hanno avuto urgenza, che hanno avuto una propria dirittura, che hanno avuto intelligenza in quel momento che dovevano essere fatti. Grazie Testa, noi ci fermiamo per la prima pausa, tra poco torneremo in studio per parlare della legge elettorale. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, abbiamo i rappresentanti dei gruppi principali presenti in Consiglio regionale d'Abruzzo, perché nel dibattito regionale ha fatto irruzione questa proposta di legge a unica firma del Presidente, del Governatore Marco Marsilio, che è al centro del dibattito proprio in queste ore, che riguarda la riforma del sistema elettorale, un sistema elettorale che non viene stravolto, mi pare di capire, o almeno ci aiuteranno loro a capire nella proposta di Marsilio, che sicuramente conosceranno meglio di me. Vengono sistemate in qualche modo, così ha detto Marsilio, 3 questioni principali. La prima riguarda la unificazione dei collegi elettorali, affinché ogni consigliere porti con sé il carico di tutte le tematiche regionali e non solo quelle di un singolo territorio provinciale, l'adeguamento al sistema per le elezioni europee con le 3 preferenze, con la preferenza di genere, e poi terzo tema, quello del riallineamento delle percentuali dei voti ottenuti rispetto ai seggi per quel che riguarda soprattutto le minoranze, la garanzia per i candidati presidenti non eletti di essere comunque presenti nell'emiciclo. Io ho banalizzato una questione che tecnicamente è molto complessa, ma è una questione che subito insomma ha provocato dibattito, come giusto che sia. Marsilio ha detto: la presento ora, perché se l'avessi presentata prima sarebbe stata travolta nella campagna elettorale, la presento adesso perché abbiamo ancora 14 mesi prima del voto e questo può essere il lasso di tempo sufficiente per discutere. Intanto chiedo a Mauro Febbo, anche qui nelle vesti di veterano del Consiglio regionale, insomma avete approvato anche nell'ultima legislatura una legge elettorale che comunque ha dato una certa prova di sé, il giudizio su quella attuale e quali secondo lei insomma, le possibili modifiche
queste sono quelle prospettate da Marsiglio, ma ci saranno anche delle proposte di Forza Italia, così come degli altri gruppi consigliari. Qual è la legge migliore per mandare alle urne l'Abruzzo tra 14 mesi? Intanto mi faccio fare una puntualizzazione sull'intervento del collega Paolucci. A impugnative loro, il suo governo regionale ne aveva avuto 29, noi oggi solamente 19, così come vorrei ricordare al mio collega Paolucci che alcune invenzioni per tagliare la voce alle minoranze lo hanno fatto loro. La famosa tagliola non è un'invenzione di questo governo regionale, ma è del loro governo regionale, per non parlare di quella non avete utilizzato la tagliola, avete utilizzato la soppressione in un modo autoritario, così fate finire i consigli regionali in 10 minuti ogni volta. Di la verità, avete utilizzato quella regola o il comma 3 del 101? Avete utilizzato, allora non dire le bugie, di la verità. Le bugie le stai dicendo tu. No, la bugia, non avete utilizzato la tagliola, avete fatto quello che vostra natura vi chiede di fare ogni volta. Svelate. Vedi, se agitate dimostra che abbiamo colpito. Non avete utilizzato la tagliola, dimostra, la verità, non hai utilizzato la tagliola. Sospiri ha utilizzato una regola che nessun Presidente del Consiglio ha mai utilizzato nella storia di questa regione. Di la verità. Va bene, Paolucci, la prego. Allora, prima le delibere addirittura di giunta dovevano uscire con il timbro del presidente D'Alfonso e quindi uscivano dopo. Per rispondere, visto che abbiamo chiarito, visto la reazione. La fortuna mia è che è finita la par condicio, quindi potete intervenire quando volete, allora anche per la vivacità allora per i nostri telespettatori. A saperlo prima, avremmo interrotto anche noi. Vi potete sciogliere, anche per voi. Anche per voi. Allora, dicevo, intanto la precedente legge elettorale credo che abbia dimostrato una valenza importante. Credo che un solo problema ha creato, siccome era fondata esclusivamente sul bipolarismo e sulla doppia coalizione, ha dimostrato una pecca nella ripartizione dei seggi rispetto alle minoranze, si vede ampiamente in questa legislatura, dove il centrosinistra, pur avendo preso più voti rispetto ai 5 Stelle, ha praticamente lo stesso numero di consiglieri, se non addirittura uno in più ne hanno i 5 Stelle. Quindi quello credo che sia un qualcosa che vada corretto. Ma per quanto riguarda il Presidente, lo ha specificato, lo ha detto e credo che i media ne hanno dato ampia rilevanza, che una sua iniziativa. Non c'è vincolo di maggioranza perché non era stato discusso e non era stato messo negli accordi di maggioranza e nel programma di governo, per cui non ne stiamo discutendo come Forza Italia. Ma non ne volete discutere oppure no? Non ne state discutendo e non ne volete discutere? No, stavo dicendo, tant'è che noi lunedì come Forza Italia abbiamo una riunione appunto per definire la nostra posizione su questa legge che ci è stata praticamente consegnata e quindi la stiamo esaminando. Per quanto mi riguarda, un primo giudizio è favorevole rispetto alla posizione che oggi qualcosa su per eliminare il campanilismo sui territori bisogna sicuramente trovarla, perché indubbiamente qualche problema questo lo crea. Arrivare ad una lista unica mi sembra eccessivo. Soprattutto mi sembra eccessivo e penalizzante per i territori interni che sono rappresentati soprattutto dai piccoli comuni e dove credo la rappresentanza in Consiglio regionale già oggi non mi sembra che ci sia molto espressa, ne verrebbe ancora espressa in maniera inferiore, perché è chiaro che presentando un listone regionale vengono premiati i grandi agglomerati, quindi su questo farei un attimo di riflessione, così come insomma, una riflessione va fatta. Noi come centrodestra ci siamo sempre mossi sul bipolarismo. Introdurre il sistema della possibilità del riconoscimento del terzo candidato presidente credo che vada contro quelle che sono state le nostre indicazioni. Comunque siamo in fase di esame, ripeto, su alcune cose potremmo condivenire, su altre al momento non mi sembra che ci sia condivisione. Grazie Febbo, chiaro, insomma, la maggioranza c'è una tesi e c'è anche un'altra diciamo
visione della situazione. Taglieri, qual è la vostra proposta? Esiste anche una vostra proposta di riforma della legge elettorale, oppure ritenete quella attuale, insomma, un punto fermo che non ha necessità di particolari maquillage? Allora, innanzitutto, in questo momento storico la necessità di lavorare su una legge elettorale da parte nostra non c'è e non c'è stata. Le nostre preoccupazioni e le nostre energie sono indirizzate altrove. Mi preoccupa invece il fatto che il Presidente Marsiglio, in un momento così difficile per i nostri territori e nell'evidenza di quello che hanno detto anche i miei colleghi in precedenza, ragioni su il cambiare la legge elettorale per le prossime elezioni. Forse un po' preoccupato che non riuscirà ancora una volta ad avere lo stesso risultato che ha avuto nel 2019, e forse si preoccupa ancora maggiormente di avere una rappresentatività maggiore lì dove la densità di popolazione, perché col collegio unico il rischio vero è questo, cioè lì dove la densità di popolazione è maggiore ci sarà sicuramente maggiore rappresentatività, e nel collegio unico le forze politiche che avranno maggiori risorse economiche saranno quelle che riusciranno effettivamente a coprire tutto il territorio. È noto anche in questa legislatura il fatto che per loro le aree interne non esistono, quindi ecco perché inizio a immagino questo collegio unico che vede una maggiore rappresentatività sulle aree a grande densità di popolazione e sulle aree che si rappresentano sulla costa e su alcune città di provincia, senza mai pensare che la rappresentatività dei territori, le istanze dei territori devono essere raccontate da chi vive i territori. Vabbè, ma questo a Marsiglio è sempre venuto abbastanza difficile, perché l'Abruzzo l'ha imparato a conoscere nell'ultimo periodo. Detto questo, ci sono tante altre cose che all'interno di questa proposta di legge mi preoccupano, anche riguardo al discorso di quelle che sono le preferenze, perché posso iniziare anche ad immaginare che lì dove ci dovesse essere una cordata o un accordo all'interno di una lista, sia da una parte che dall'altra, perché quando si parla di pari opportunità di genere, si parla di pari opportunità di genere oggi nel 2022, che riguardano sia gli uomini che le donne, in un'eventuale cordata qualcuno può essere naturalmente sfavorito. La famosa bicicletta, che naturalmente inviterebbe i rappresentanti all'interno delle liste a proporsi sui territori in accordo con qualcuno col quale doversi assicurare un posto all'interno del Consiglio regionale. Ma tornando, penso che veramente è anche riduttivo oggi trovarsi a discutere per di più di una norma che passa solo attraverso la firma del Presidente Marsiglio. Già questo racconta la situazione attuale di maggioranza. Cioè il Presidente, senza confrontarsi con le altre forze politiche, e poco prima il collega Febbo ha detto ma ci Febbo con due B, non mai che da me venga praticamente toglierne una, è stato abbastanza chiaro, cioè questo passaggio effettivamente non c'è stato e loro stessi inizieranno eventualmente a ragionare su quelle che sono magari le criticità. Lunedì. L'ha detto poc'anzi, su quelle che potrebbero essere magari le criticità di quella che è una legge attuale, che secondo me dovrebbe essere soltanto un pochettino rivisitata sul discorso dei resti, ma potrebbe andare più che bene per il 2024. Dincecco, lunedì ci sarà una proposta della Lega oppure ci sarà un confronto su quella che rimane l'unica proposta, quella di Marsiglio, all'interno della maggioranza? Io lunedì ho detto che lunedì ci riunisce Forza Italia. Lunedì è ovviamente figurato al discorso di una riflessione interno ai gruppi consigliari e alle forze politiche. Lunedì futuro anteriore. Anche voi state elaborando una proposta oppure ragionate sulla base di quella di Marsiglio? Lunedì futuro anteriore. Mi pare di aver capito che il collega Febbo ha proposto sul tavolo la riunione di Forza Italia sulla legge elettorale, non certo quella della Lega. Per quanto ci riguarda, sicuramente il momento che viviamo impone riflessioni su cose un po' più stringenti. Certamente una riflessione sulla legge elettorale che ci è stata posta in realtà qualche mese fa dal Presidente Marsiglio su una
riflessione sua personale sull'idea di dover modificare in qualche modo qualche stortura che questa legge elettorale ha dimostrato in fase applicativa di avere, cioè quella ad esempio di aver dato la possibilità a una coalizione di opposizione che aveva ricevuto più voti di un partito di avere meno seggi. Certo, sicuramente lì c'è una stortura che dal nostro punto di vista va, potrebbe o dovrebbe essere rettificata. Dopodiché non esiste legge elettorale perfetta, non esiste legge elettorale auspicabile da tutti, ogni legge elettorale ha delle peculiarità positive o altri tipi di storture. Sul collegio, il collegio regionale può essere una riflessione che sicuramente spoglia i consiglieri da quell'attaccamento al piccolo territorio o al proprio territorio, c'ha dall'altro punto di vista la negatività magari di dover rivolgere la propria attenzione in campagna elettorale sui terreni o sui territori più grandi piuttosto che sui centri piccoli. Dopodiché che noi non abbiamo coscienza o vicinanza alle aree interne, questa è una cosa che non è assolutamente ascrivibile al centrodestra, proprio qualche giorno dopo aver fatto un consiglio regionale nel quale ci si accusino di aver dato dei contributi a dei comuni di aree interne. Quindi mi pare di capire che su questo non c'è una grande linearità nelle contestazioni della legge elettorale. Ora, il Presidente Marsilio ha ritenuto di dover portare l'attenzione di questo consiglio regionale, non solo della maggioranza, con la quale si è confrontato, e ho detto ritengo che si debba ragionare su questi cardini per il prossimo governo o la prossima consultazione elettorale. Noi abbiamo ascoltato le sue idee, che sono le idee di un presidente di regione, chiaramente, ha deciso chiaramente di portarla in discussione o di depositarla dopo il turno elettorale. Noi ci confronteremo serenamente, come si confronterà l'opposizione, perché una buona legge elettorale esce fuori dalla sintesi di tutte le forze politiche, non è certo, non si può fare certo solo a colpi di maggioranza, e non mi pare che ci sia questa volontà nelle impostazioni del Presidente Marsilio. Dopodiché si faranno le giuste valutazioni, avremo un po' di tempo, chiaramente a margine delle priorità da affrontare in questo momento, che sono ben altre, energia e tutto il resto, aspettando le determinazioni del Governo nazionale. Si può fare una riflessione nei prossimi mesi, magari scollinando quella che sarà la finanziaria, ad anno nuovo, a distanza di un anno, se si riterrà insieme di fare delle rettifiche, di modulare qualche cosa, di magari ragionare anche sulla possibilità di qualche modifica statutaria, perché io ad esempio pongo un tema, non credo sia corretto che un consiglio regionale o che ci siano delle limitazioni rispetto alla facoltà di un presidente di regione di individuare degli assessori che siano per forze interni, perché questa è un'altra cosa che ad esempio io personalmente, noi riteniamo, sulla quale si può fare anche una riflessione. Io penso che un presidente di regione quando, o che un partito quando si trovi nelle condizioni di indicare una persona in giunta possa anche immaginare di dover poter individuare più di una persona esterna e non solo una. È una riflessione da fare, questa è una mia sensibilità, una nostra sensibilità politica, quindi su alcune cose si possono fare delle riflessioni, non sono riflessioni oggi prioritarie, perché la priorità è occuparci dei problemi reali degli abruzzesi. In parallelo facciamo una riflessione su alcune di quelle che possono essere delle modifiche migliorative a una legge elettorale, a un assetto regionale, e abbiamo tempo per ragionare. Bene ha fatto il Presidente Marsilio a portarla in questa fase dopo l'agone della campagna elettorale. Per il resto noi ci attendiamo immediatamente azioni da questo Governo nazionale. Sono d'accordo col collega Febbo, non possiamo immaginare oggi di fare provvedimenti a pioggia sul caro energia, perché o uno non abbiamo gli strumenti per farlo, non abbiamo gli strumenti finanziari per farlo, due costringeremmo la macchina regionale a vivere i problemi che abbiamo vissuto durante il Covid, dobbiamo immaginare e spingere il Governo nazionale, oggi che siamo nelle condizioni di farlo, a attuare subito provvedimenti seri nei confronti delle aziende, nei confronti delle famiglie. Noi lo diciamo da tempo, scostamento di bilancio prioritario, interventi subito sul costo dell'energia. La Regione in questo non ha grandi possibilità di intervenire, su questo è inutile che prendiamo in giro gli abruzzesi, non siamo nelle condizioni di prendere in giro nessuno. Se poi il Governo ci permetterà di fare altre cose, stile decreto Provenzano, magari possiamo fare altre riflessioni. Oggi non è il caso, non è il momento di farle, ci attendiamo scelte più importanti, poi in parallelo parliamo anche della legge elettorale che insomma, bene, è una riflessione bene. In parallelo. Bene, allora noi ci fermiamo per l'ultima pausa, chiuderemo con Paolucci e poi ancora Testa. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio per parlare appunto di questa
proposta di legge elettorale che avrà la firma del governatore Marco Marsiglio, con cui magari riuscire ad andare alle urne tra 14 mesi, quando scadrà la legislatura regionale. Ecco. Silvio Paolucci, il Partito Democratico ha subito bocciato questa iniziativa, intanto per il momento e poi anche per la sostanza della proposta. Perché? A dire il vero, io non sono entrato nella sostanza. Ho detto che non è assolutamente quello il modo. Però si è parlato anche di mortificazione, della rappresentanza di genere, per esempio, in alcune La collega Scoccia, diciamo, in alcune posizioni del centro-sinistra. Okay. Ecco. Io, diciamo, come Partito Democratico, in questo caso sì, la collega Scoccia è intervenuto sul tema della rappresentanza di genere, però dico la verità. La legge elettorale presentata, il disegno di legge elettorale presentata da Marsiglio, non l'ho letto, non lo leggerò, non mi siederò a confrontarmi sulla legge elettorale. Noi abbiamo chiesto a questo governo regionale da oltre un mese di sederci sul tema dell'energia. Non è vero che le regioni non possono fare nulla, possono fare cose evidentemente più residuali, se vogliamo più marginali anche in termini di risorse, ma possono fare, perché così ha fatto la Valle d'Aosta, la Lombardia, Lazio, Puglia, Campania e Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. 8 regioni sono già intervenute, ci sono 200 milioni che possono essere messi sul piatto, che sono solo il 10% rispetto agli oltre 2 miliardi dei costi che sono stati finora conteggiati per quanto riguarda su imprese e famiglie, conteggiati per l'Abruzzo. Ma è qualcosa. Invece oggi si vuole cercare di far discutere la politica della legge elettorale a 14 mesi dallo scioglimento del Consiglio. Noi con l'attuale legge dovremmo presentare le liste per le nuove elezioni a dicembre del 2023. Non ne capisco né ne rilevo l'urgenza, non ne capisco la motivazione. Comunicheremmo ai cittadini che parliamo di noi stessi e della nostra elezione e non di loro, e quindi per quanto mi riguarda è un fatto solo del centrodestra. Firmassero una proposta a tutti i partiti del centrodestra, ce la sottoponessero, oppure a piacere di Sospiri, se la votassero bocciando e non ammettendo tutti i nostri emendamenti, ci misureremo con le regole che vogliono loro, perché tanto così fanno. Noi vogliamo parlare di energia, il tema della legge elettorale non è un tema. Qualche aggiustamento, ma non questioni che riguardano la legge elettorale, seppure lo si vuol fare, altrimenti stiamo sulla questione dell'energia e poi ci confronteremo con i cittadini. Il tema della legge elettorale è un finto tema. E se fossi stato io il Presidente, mai avrei firmato una legge elettorale, un disegno di legge elettorale in quel modo, né lo avrei depositato il giorno in cui si calpestava ogni diritto in quell'Aula, come è avvenuto. Quindi facessero quello che vogliono, si vedessero, ragionassero tra loro, ragionassero col nuovo governo che avrà a disposizione per l'energia i 30 miliardi che gli lascia Draghi, trovassero le nuove risorse. Per quanto mi riguarda, tra i fondi europei, tra quelli dell'anticipazione dell'FSC, tra le obbligazioni che non sono state ancora assunte ci sono delle risorse, in più ci sono le risorse per le famiglie di bilancio che ammontano nel 2023 almeno a 100 milioni. Mettessero sul piatto questo, noi lì su quel tavolo, se lo apriranno, faremo delle proposte sul caro bolletta per l'energia, per le imprese e per le famiglie. Se loro vorranno discutere delle loro, su quel tema ci siederemo. Sulla legge elettorale non mi siederò mai, men che meno con una destra che ha mostrato il suo vero volto nell'ultimo consiglio regionale. Testa, è un diversivo questa proposta di Marsiglio, per, insomma, un mezzo di distrazione di massa in qualche modo. Direttore, nella maniera più assoluta, io vorrei ripristinare un po' la verità dei fatti e mi dispiace che i colleghi dell'opposizione, che ho avuto modo di conoscere meglio e stimare, oggi stanno un po' banalizzando, specialmente Taglieri, questo documento. Innanzitutto il Presidente Marsiglio, e lo possono confermare Vincenzo e Mauro Febbo, ha posto questo problema nelle varie riunioni di maggioranza già diversi mesi fa, dicendo che, come ha detto bene Febbo, non rientrava nei patti elettorali. Lui ritiene che per una regione non molto grande come l'Abruzzo si possa optare per un collegio unico, ritiene senza nessun tipo di vincolo di mandato di porre all'attenzione delle riflessioni politiche del centrodestra e del centrosinistra la possibilità di rimodulare, aggiustare, cambiare la legge elettorale.
non ha chiesto nemmeno la firma dei capigruppo, proprio a dimostrazione dell'eleganza istituzionale che contraddistingue il presidente Marsilio. E quindi sarà oggetto di riflessioni, alcune sono già state fatte durante diverse riunioni di maggioranza, che io sappia anche in maniera a margine di qualche consiglio regionale il presidente con qualcuno ha già, mi sembra che anche con qualcuno dell'opposizione già ha scambiato qualche idea in merito. È un falso storico pensare che si voglia distogliere dalla realtà il mondo su quelli che sono i veri problemi. Non vuol dire che pensare alla legge regionale vuol dire non pensare alle grandi criticità e ai grandi problemi che assorbono quotidianamente il presidente, ma io penso l'intero consiglio regionale, l'intera giunta, perché io penso che il consiglio regionale abruzzese sia un consiglio regionale responsabile, al di là se si sia in maggioranza o opposizione. Quindi non diciamo fesserie. Così come rimando al mittente quella critica ingiusta che stava fatta al centrodestra del presidente Marsilio di non pensare alle aree interne. Il presidente Marsilio è molto presente nelle aree interne, molto presente nelle aree montane. Penso che tanti finanziamenti sono stati destinati alle aree montane e alle aree interne, così come dico che per la prima volta c'è stata una legge sulle aree contro lo spopolamento delle aree interne, che già sta dando dei primi segnali importanti. Quindi diciamo le cose come stanno e cerchiamo di non fare disinformazione oppure metterci l'etichetta di maggioranza o di opposizione per distogliere dalla realtà i cittadini. C'è questa proposta che sarà vagliata, sarà verificata, sarà oggetto di emendamenti, sarà stracciata, sarà portata avanti, però è uno dei temi che un consiglio regionale serio deve porre all'attenzione dei cittadini e dell'intero consiglio regionale. Bene, noi avremo quasi finito, però vorrei fare un piccolo proprio extra per i 7-8 minuti che ci restano, quindi mi auguro che siate davvero brevi, perché altrimenti la regia ci sfumerà, perché insomma bisogna essere precisi anche in questo. Quindi vi chiedo tempi europei rispetto a quanto influisce poi anche il tema che è scritto qui, il risultato elettorale proprio sull'andamento dei vostri impegni in consiglio regionale. Cioè questi 14 mesi di cui abbiamo più volte parlato, Febbo, saranno 14 mesi già di una prossima campagna elettorale? C'è questo scenario, ma c'è anche questo rischio che poi insomma non si guardi alla conclusione di partite importanti che riguardano proprio la nascita di leggi, di provvedimenti, di misure di aiuto alla popolazione? Ma io credo che sempre le elezioni regionali hanno guardato molto allo scenario nazionale. Noi guardiamo questo risultato con estrema garanzia, è un risultato che conferma il centrodestra in Abruzzo con un ottimo risultato, ma soprattutto ci dà la possibilità di governare con un governo che ci dà la possibilità di recepire alcune nostre istanze. Noi abbiamo la necessità di approvare, lo faremo presto e quindi saremo il primo consiglio regionale che lo farà, la rete ospedaliera in consiglio regionale. Vorremmo parlare non più con i tecnici ma parlare con la politica di una modifica seria e importante sul famoso decreto Lorenzin, che oramai è un decreto superato e che è troppo penalizzante, io dico in generale per tutte le regioni visti i risultati, ma soprattutto per l'Abruzzo, per la morfologia abruzzese è penalizzante. Quello è un obiettivo che si può raggiungere solo con un governo che ti permetta di dialogare. Ecco, ne ha detta una testa. Una cosa che potrebbe fare questo consiglio regionale prima del rompete le righe in questo anno e più, anzi magari più cose, Taglieri? Quello che ha fatto fino ad oggi, campagna elettorale, semplice, perché sono in campagna elettorale da 42 mesi e adesso più che mai avranno sicuramente la possibilità di essere senza un alibi. Ci hanno ricordato per i primi 3 anni che era colpa di chi aveva governato prima, poi era colpa di chi era al governo a livello nazionale, poi era colpa dell'amministratore di condominio di non so dove. Loro responsabilità non ne hanno mai avute e non se le sono mai prese. I dati parlano chiaro. In ultimo rapporto CREA del 15 luglio del 2022 l'Abruzzo precipita come ultima regione per quella che è la sanità a livello regionale.
Questo è sicuramente dato da una carenza, della mancanza di atti di programmazione che non abbiamo mai avuto il piacere di vedere. Spero che adesso che il collega Testa andrà a Roma ci darà anche la possibilità di avere questa interlocuzione tra la Regione e i tavoli di monitoraggio, perché siamo sempre più alla canna del gas per quello che riguarda la sanità, per quello che riguarda i trasporti, per quelli che riguardano tante altre realtà. Ho notato e noto praticamente l'appunto del collega Testa del fatto che penso che anche lui, visto l'ultima legge che abbiamo approvato, avrà chiesto lo spostamento di residenza da Pescara alle aree interne. Infatti c'è un flusso di persone che non arrivano più a fermarsi. Dove sono i servizi per le aree interne? Chi li ha visti? È una trasmissione che danno su un altro canale. Non diciamo cose che non sono vere. Per capire cosa succede nelle aree interne bisogna andare nelle aree interne, da Pescara è comodo. Beh, e anche il ritroso dei tempi. D'Incecco, esiste un programma di fine legislatura, esiste insomma una serie di impegni su cui voi concentrerete il lavoro in questo scorcio finale di questa esperienza legislativa? Ma io credo che al netto di quelle che sono le situazioni che viviamo e che sono extra regione, che purtroppo incidono sulla vita quotidiana di questo paese, di questo continente e anche di questi territori, credo che noi dobbiamo dare un input alla rinascita dell'Abruzzo in termini turistici. Lo stiamo facendo con investimenti importanti, i numeri di questi ultimi anni ci confortano perché parto dall'aeroporto, l'aeroporto d'Abruzzo è un aeroporto che oggi lavora molto più di prima, quindi i numeri di oggi sono molto superiori ai numeri del 2019, a questa regione l'anno prossimo sarà la capitale tra virgolette del Giro d'Italia e quindi stiamo dando un'impronta su una comunicazione, su marketing territoriale importante. Io credo che noi dobbiamo fare una seria riflessione, visto che abbiamo in itinere una discussione sul testo unico della cultura e il testo unico del turismo. Credo che sul turismo noi dobbiamo immaginare di costruire per i prossimi mesi, lo dico qui, ne faccio una proposta di fronte a tutti, di ritornare un po' al passato ma con una logica del futuro, cioè un'agenzia regionale abruzzese che si occupi di turismo, perché le regioni che su questo tema hanno fatto di più, stanno facendo di più, sono quelle che poi hanno, tra virgolette, costruito questo percorso. Io penso che su questo noi possiamo oggi aprire una riflessione seria per vendere ancora di più al meglio un prodotto Abruzzo, che è un prodotto unico in Italia. Paolucci, su quello che ha le potenzialità di fare questa maggioranza, credo che si sia già espresso in maniera molto esplicita nei precedenti interventi. A noi interessa capire cosa vorrà fare la opposizione, cioè adesso c'è stato un risultato che per il centro-sinistra non è stato positivo alle politiche, come organizzare un'alternativa e con chi per le prossime elezioni regionali, perché ormai già ci siamo, insomma. Le dico tre punti, rispondo alla domanda, le dico anche tre punti con il quale poterci confrontare in quest'ultimo anno di Consiglio regionale, di legislatura, con rapidità. Cosa ci dicono le elezioni? Una cosa molto ovvia, che se si sta insieme si è competitivi, se non si sta insieme non lo si è. Per cui il primo compito dell'opposizione è stare insieme. Il secondo compito, ed è collegato al primo, la somma algebrica la politica non è una matematica, non è che sommiamo i voti che abbiamo raccolto, bisogna fare uno progetto politico che metta insieme idee, luoghi, comunità e persone che vogliono contribuire. Loro contribuiranno però se noi avremo costruito una cosa credibile che contende il risultato, ecco perché è necessario raccogliere la lezione del voto politico di settembre. Su cosa confrontarci in un anno? Piano sanitario, non solo la rete ospedaliera, piano sanitario è prevenzione, rete del territorio, rete ospedaliera, ovviamente. Non togliere le aree interne, come giustamente sollecita Taglieri, i medici a bordo delle ambulanze, perché gli puoi dare pure il contributo di 1000 euro, ma se gli togli la rete dei 118 come loro hanno fatto, non ci vanno per 1000 euro lì. Quattro, gli altri due punti. Uno, un piano energetico, che in questa regione non c'è dal 2009. C'è l'urgenza di definire un piano energetico? Misuriamoci. E ovviamente adesso abbiamo tutto il tempo per farlo, le misure della regione sul caro bollette, perché altrimenti non ce lo ritroviamo il turismo, non ce lo ritroviamo le attività, non ci ritroviamo le famiglie, non ci ritroviamo le imprese. Possiamo dare un contributo che integri quelle che saranno le decisioni ovviamente e i provvedimenti del governo.
Testa, adesso che c'è insomma questa filiera, lei è l'esempio vivente in questo momento perché sta per arrivare in Parlamento, non sappiamo se ci saranno oltre alla Presidente del Consiglio altri eletti in Abruzzo nell'esecutivo, insomma, in questi 14 mesi l'Abruzzo che tipo di vantaggio potrà conseguire rispetto a un governo di centrodestra allineato in qualche modo? Io penso che se il governo riuscirà ad imbroccare 3-4 provvedimenti da subito, ne trarrà vantaggio non soltanto l'Abruzzo, ma tutte e 20 le regioni italiane, perché oggi la cosa importante non è la singola regione, ma è l'Italia che deve risollevarsi dopo alcuni anni bui. Ovviamente c'è grande attesa, c'è grande fiducia nei confronti di questo governo. Io da rappresentante del Parlamento farò di tutto e auspico che le cose possono andare per il meglio, però cerco di essere il più laico possibile, quindi farò di tutto non per essere solamente colui che alzerà la manina o pigerà il bottone, ma cercherò di essere, di dare un contributo così come ha chiesto anche Taglieri. Quindi oggi è importante che ci sia un governo forte, solido, un governo che possa governare per 5 anni e che possa dare risposte che in questi anni i governi tecnici non hanno dato. E voglio anche qui, mi spiace, sembra un ping pong con Taglieri, che forse i presidenti che protestavano contro Conte e contro Draghi non erano quelli di centrodestra, non era Marco Marsilio, ma forse erano quelli del centro-sinistra, perché ricordiamoci che anche nei primi momenti, quando non arrivavano le mascherine e vari dispositivi, il presidente Marco Marsilio ha avuto sempre un atteggiamento lineare molto istituzionale. Quindi, ritornando alla sua domanda, io mi auguro che questo governo abbia la giusta autorevolezza per bersagliare le grandi problematiche che conosciamo, dal caro bolletta al piano energetico all'inflazione e tutto ciò che ne consegue. Che le risulti, appunto, io ho detto Giorgia Meloni, ci potrebbe essere qualche tanto, adesso siamo al giovedì sera, martedì mercoledì della prossima settimana nasce il governo, c'è qualche speranza per ulteriori presenze abruzzesi in questa squadra? Non lo so. Non ho notizie in merito. Bene. Ce le cercheremo noi, grazie come al solito col nostro lavoro, grazie ai capigruppo, ai rappresentanti delle forze consigliari della Regione Abruzzo che hanno accolto il mio invito e a tutti voi grazie per averci seguito e ci vediamo giovedì prossimo alla stessa ora. Arrivederci.